Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Oggi vogliamo leggervi una lettera del luglio del 1913. Padre Pio descrive una bellissima visione a Padre Benedetto, cioè dello stato di tre anime, delle quali, due delle quali lui non conosceva affatto, mentre la terza era una sua penitente e che poi conobbe più tardi. Ecco, il mio spirito, racconta, dopo la celebrazione della Santa Messa, si è sentito trasportato da una forza superiore in una spaziosissima stanza, tutta folgoreggiante, di luce vivissima. Su di un alto trono, tempestato di gemme, vidi assisa una signora di rara bellezza. Questa era la Vergine, santissima, avendo in grembo il bambino, il quale aveva un atteggiamento maestoso, un volto splendido. Intorno una grande moltitudine di angeli, sotto forme assai risplendenti. In fondo a questa gran sala vi erano due lettini, e in ognuno di essi vi era una persona. A giudicare dall'apparenza dovevano essere sofferenti assai. Una di essa era sofferentissima, da sembrare che da un momento all'altro avesse da dare l'ultimo saluto della vita. Di fronte al trono, dove era assisa la Vergine, si trovava tutta assorta nella contemplazione un'altra persona, la quale aveva una felicità personificata. Il fanciullo, che era nel grembo della Vergine, ne discende e è seguito dalla madre e dagli angeli, si dirige verso quella persona che era in orazione, le getta le braccia al collo, le stringe forte al petto, dà infiniti baci e con altre tante carezze, e lo stesso fa la Vergine e gli angeli. Si avvia voi verso i letti dove stanno queste due persone inferme. Ad una di esse, che è a sedere in mezzo al letto, il bambino le rivolge solo alcune parole di conforto, assai fredde però, con un fare poco cerimonioso. All'altra inferma, che è distesa nel letto e che ha più bisogno di conforto, non la degna di uno sguardo. È come se avesse orrore anche a castigarla, e ordinò agli angeli che l'avessero percossa. Questi non esitarono appunto ad eseguire quest'ordine ricevuto. Si accostarono all'inferma, uno di questi la prende per una mano e gli altri cominciarono a percuoterla con pugni, calci e schiaffi. A guardare questa scena sembrava una crudeltà, caso strano e meraviglioso. La poverina non si lamenta, ma con un filo di voce in gola ripete: «Oh benignissimo Gesù, abbi misericordia di me, mentre dura il tempo della misericordia, non mi condannare, oh dolcissimo Gesù, quando dovrai giudicarmi per non poter più amarti. Oh piissimo Gesù, se la tua severa giustizia vuole condannarmi, mi appello alla tua piissima misericordia». E poi scrive ancora Padre Pio in questa lettera: «Il bambino a me rivolto dice: impara come si deve amare». Scrive Padre Pio: «Io non capivo nulla, questa vista mi faceva tremare come una canna esposta ad un impetuosissimo vento, perché aspettavo che quest'anima fosse riprovata da Gesù, ma ahimè, l'uomo carnale quanto giudica le cose spirituali diverse da quelle che sono in realtà. Me misero, tanti anni sono stato alla scuola del dolore senza aver imparato nulla. Siano eternamente benedetta la misericordia infinita del nostro Dio, che ha tanta bontà e pazienza di sopportarmi in pace. Ma a dileguare ogni timore in me volle il Signore mostrarmi anche le anime di tutte e tre quelle persone». E poi ancora Padre Pio scrive: «Poiché non sapevo rendermi ragione perché il Signore trattava in modo assai diverso queste due care spose, questi si degnò venire in aiuto di questo povero meschinello con una locuzione interna chiara, espressa, e cominciò a dire che la prima era un'anima ancor debole e che aveva bisogno di accarezzamenti, altrimenti gli avrebbe voltato le spalle, che la seconda era un'anima meno debole e che per mantenerla nel suo servizio abbisognava ancora di qualche piccola carezza. La terza era una diletta sua sposa, perché nonostante il modo con cui la veniva affliggendo, era sempre costante nel suo servizio e fedele nell'amore. Quanto sono belle le anime in cui vi regna il celeste sposo! Se a tutti fosse mostrata una tale bellezza, non si vedrebbero certamente tanti stolti nostri fratelli correre là dove non vi è Dio». Tutte queste tre angeliche creature erano in grazia di Dio, tutte erano adorne di meriti, sebbene non uguali, poiché la terza creatura era più adorna di meriti della seconda e questa più adorna della prima.